Amici sportivi della serie A Team Vision, benvenuti allo Stadio Piccolo e benvenuti su Team Vision, la TV di Team. Tra pochi secondi si sfideranno il Napoli femminile e l'Empoli Ladies. Cinotti subito ad aprire sulla destra per De Rita, che prova a far correre Bragonzi. Bragonzi scarica bene per Oliviero, prova il destro da lontano, blocca la sfera Aguirre. Ancora Mella in verticale per Bragonzi, che va a fare sportellate con Garnier. Resiste, poi Prugna dentro il pallone per Bragonzi, lo stop, poi con il mancino, delicato pallonetto ed è gol dell'Empoli. Napoli 0, Empoli 1, Asia Bragonzi porta in avanti il club toscano. Un pallonetto dolce a scavalcare Aguirre sull'invito di Prugna e arriva il vantaggio dell'Empoli. Qui vince un duello Prugna con Garnier, vede in aria Bragonzi che vince il contrasto con Di Marino, stop, lob dolcissimo a scavalcare Aguirre per il gol dell'1-0. Rivediamo, esce Aguirre, un po' niente perché aveva calibrato male i passi in avanti, era in controtempo, stop di petto e mancino chirurgico di Bragonzi. L'arrivo di Imprezzabile, Mella 1-2 con Prugna, palla di ritorno per Mella, cross interessante dentro l'aria, poi Sottanocchi, controllo, tiro, palla però che finisce tra le braccia di Aguirre, troppo centrale la conclusione. Lungolinea per Bragonzi che prova a tenere la palla in gioco, ci arriva Erzen, contrasto tra i due, vediamo cosa decide l'arbitro. Decide di estrarre il giallo per questo tackle falloso di Bragonzi. Bersic che recupera palla, esce palla al piede bene Cinotti che lascia la palla a Prugna. Poi Bragonzi di petto, mette giù benissimo Bragonzi, controllo stupendo, palla dentro per Cinotti con il destro, palla alta sopra la traversa, che chance per l'Empoli. Palla recuperata da parte di Goldoni, Goldoni avanza di posizione, tagliato dentro l'aria Imprezzabile, Goldoni si mette in proprio, prova il destro da lontano, palla che finisce alta sopra la traversa e lì a pochi passi da Goldoni. L'arbitro ha già avvisato di rispettare la distanza. Goldoni va con il destro, Goldoni, palla che va a infrangersi contro la barriera, poi Erzen vola Cappelletti a dire di no. Goldoni entra in aria, Goldoni con il mancino, aveva scambiato benissimo con Porcarelli, poi ha provato il mancino. Allunga e prolunga per Erzen, cross dentro a cercare Popadinova che controlla bene, prova il tiro cross, Cappelletti in qualche modo in due tempi riesce a salvarsi in calcio d'angolo. Abrahamson, Saratui arriva da dietro benissimo, Asia Bragonzi che recupera questo pallone, c'è il fallo, alla fine stava lasciando correre per il vantaggio ma il fallo c'è da parte di Tui ai danni di Bragonzi. Cinotti recupera bene la palla all'Empoli, riparte in transizione offensiva, ancora Cinotti, si è sganciata Oliviero, la vede adesso Cinotti, Oliviero entra in area, Oliviero la palla sul destro, ci prova Aguirre, la tiene lì. Attenzione all'Empoli con Bellucci che gestisce bene questa palla servendola per Oliviero della linea di fondo, Oliviero controllo, cross morbido per Domping, non ci arriva Bragonzi con il sinistro, in uscita Aguirre si oppone alla grande ed è angolo per l'Empoli. Infatti è rinvio dal fondo per l'ultima chance, invece dice che può bastare così, direttore di gara, vince l'Empoli in casa del Napoli per 1-0 grazie alla rete decisiva di Asia Bragonzi.